Buona giornata, Leonor. Oggi video per quanto riguarda l'utilizzo di tavola Ouija e scrittura automatica. Allora, la tavola Ouija e la scrittura automatica, vedo tanti video in internet che non hanno alcun senso perché sono persone che non la sanno praticare, non sanno contattare l'entità, non ne hanno neanche la qualifica, nel senso che non hanno i requisiti. Per contattare l'entità bisogna avere il Sakasrara aperto e anche l'ajna e soprattutto non essere sottomessi a nessuna egregore. Avere un'ottima connessione cimiteriale e anche con gli elementi. E senza tutto questo state sicuri che arrivano messaggi distorti, cose sbagliate, entità burlone e così. Quindi io vedo in internet di tutto, quindi a me fanno ridere. Allora, la scrittura automatica è un metodo molto valido che io prediligo soprattutto, insomma, per avere contatti lunghi con queste entità. E le entità possono anche disegnare, far vedere dei luoghi, spiegare bene alcune situazioni e anche, insomma, mettere dei simboli, eccetera, che riguardano, insomma, ciò su cui si chiede. Oppure, ad esempio, se invece io, invece di aspettare che l'entità venga lei a parlare, io posso anche decidere, di evocare. Logicamente, l'evocazione è una cosa semplicissima per chi la pratica, per chi sa praticarlo. Logicamente, se non avete il Sakasrara aperto, la vedo difficile. Vedete questo movimento della candela? È presente un'entità, perché io ho appena finito una seduta di scrittura automatica. In questo caso, con Roberta, la donna sparita in Spagna, di cui vi parlerò i prossimi giorni. Ho già fatto tutte le stesure di conferma che non c'è più, che è defunta, e così anche il pendolo. Io oggi l'ho contattata attraverso anche un altro quaderno che non è qui, e qui invece ho chiesto a Bilancia, che è, diciamo, uno spirito con cui collaboro molto nella pratica. Allora, di questo ve ne parlerò comunque un altro giorno. Mi sono state mostrate tantissime cose di chi è stata a ucciderla e tutte queste cose qua. E comunque, il focus, il punto focale di questo video era appunto di dirvi che per fare queste connessioni con i defunti servono certe condizioni e non si hanno dal nulla. Se non siete nella pratica, se non siete, se non avete queste predisposizioni, non avrete mai messaggi veritieri. Quindi, il mio consiglio è di astenervi se non avete certe possibilità. E niente, adesso farò poi degli altri video per spiegarvi alcune sedute che ho fatto ultimamente, molto molto interessanti.